più ordine, maggiore equilibrio. Questo è l'imperativo senza snaturarsi. Troppi gol subiti, 8 in 6 partite. Ecco perché Auteri potrebbe optare per la difesa a 4, già provata nella seduta di oggi. Se così fosse, Diambo agirebbe in mediana assieme a Rizzo, con Memushai in posizione più avanzata, libero di inserirsi e svariare sulla tre quarti. Un modulo che contro la Reggiana oscillerà tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, ma a fare la differenza sarà sempre la giusta distanza tra i reparti, quella cioè che garantisce compattezza e appunto equilibrio. Ancora out Pompetti, torna a disposizione in grosso. I due centrali saranno verosimilmente Janes e Drudi. Cancellotti in zita sulle fasce. Come detto, a metà campo Rizzo, Diambo e Memushai. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di uno tra Ferrari, che ha buone chance di partire dal primo minuto, e De Marchi. Per contro la capolista reggiana, tuttora imbattuta al pari del Delfino e del Gubbio. Un solo gol al passivo. Indisponibile il solo Camigliano per infortunio. Il tecnico Aimo Diana, squalificato dal giudice sportivo, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, suscettibile però di variazioni in corso d'opera. Previsto il rientro dal primo minuto di Contessa, Cigarini e dell'attaccante Zamparo, che in attacco agirà con Eric Lanini.